La settimana dal 18 al 22 settembre 2023 segnerà uno dei momenti più drammatici e cruciali di Terra Amara. Il Mats perderà tragicamente la vita a seguito di un devastante incidente stradale. Prima dell'evento, Hakan avrà l'occasione di confrontarsi con le persone a lui più care. Ma, per comprendere meglio il contesto, facciamo un passo indietro. Nelle puntate precedenti di Terra Amara, il Mats e Demir giungono a un accordo storico. Per la prima volta, il Mats si trasferirà con Zuleya, mentre Demir avrà sempre l'opportunità di visitare Hakan, se lo desidera. Questa risoluzione segna la fine di una lunga faida e i due finalmente fanno pace. Per Zuleya e il Mats inizia una nuova fase della loro vita. Pieni di speranza e felicità, Hakan confessa a Zuleya il suo desiderio di avere una bambina con lei. Zuleya partecipa anche alla prima udienza del suo divorzio da Demir, e entrambi cercano di mantenere un rapporto cordiale. Tuttavia, un imprevisto sconvolge tutto. A causa di un attimo di distrazione, il piccolo Kerem Ali cade dal divano, ferendosi gravemente. Nel panico, Mujgan lo porta immediatamente in ospedale. Il Mats, messo al corrente dell'accaduto da Nazire, si preoccupa enormemente per suo figlio. Per Zuleya e il Mats inizia una nuova fase della loro vita. Pieni di speranza e felicità, Hakan confessa a Zuleya il suo desiderio di avere una bambina con lei. Zuleya partecipa anche alla prima udienza del suo divorzio da Demir, e entrambi cercano di mantenere un rapporto cordiale. Tuttavia, un imprevisto sconvolge tutto. A causa di un attimo di distrazione, il piccolo Kerem Ali cade dal divano, ferendosi gravemente. Nel panico, Mujgan lo porta immediatamente in ospedale. Il Mats, messo al corrente dell'accaduto da Nazire, si preoccupa enormemente per suo figlio. Lunedì 18 settembre 2023. Il Mats, accecato dalla disperazione e dalla rabbia, sale in auto per raggiungere Kerem Ali. Preoccupato per il fatto che Mujgan, dato il suo fragile stato mentale, possa aver causato l'incidente, il Mats guida in modo spericolato. Vuole raggiungere l'ospedale il prima possibile per assicurarsi delle condizioni di suo figlio. Ma questo comportamento avventato lo porta a un tragico incidente. Zuleya e Demir, che erano in viaggio verso il tribunale, si imbattono nella scena dell'incidente e si rendono conto che l'uomo ferito è Ilmaz. Nonostante il pericolo, Demir corre in aiuto di Ilmaz e riesce a estrarlo dall'auto poco prima che esploda, rischiando la sua stessa vita. Zuleya è grata per il coraggio mostrato da Demir, ma le condizioni di Ilmaz rimangono critiche. Anche una volta trasportato in ospedale, le speranze dei medici sono minime e suggeriscono ai familiari di prepararsi al peggio, temendo che il Mats possa non farcela. Martedì 19 settembre 2023, il Mats subisce un intervento chirurgico complesso. Al risveglio, nonostante le sue condizioni critiche, chiede di vedere i suoi figli, Kerem Ali e Adnan. Ignara di quanto accaduto, Mujgan, che stava trascorrendo un pomeriggio tranquillo con Fikret, viene messa al corrente del grave incidente di Ilmaz da Demir. Raggiungendo l'ospedale e realizzando la gravità della situazione, Mujgan riflette sulla natura tumultuosa del loro matrimonio, sostenendo che nessuno abbia realmente vinto o perso, dato che tutti ne sono stati feriti, compresi Zuleya e Demir. Durante la sua visita, Elmas, la dottoressa, rassicura Mujgan sul futuro di Ilmaz, prospettando un percorso di recupero e felicità con i loro figli. Mujgan, allora, giura a Ilmaz che tornerà ad essere la donna altruista che lui aveva sposato. Ilmaz, con speranza, fa pace con lei, sottolineando l'importanza del benessere dei loro bambini. Mercoledì 20 settembre 2023. Il progresso di Ilmaz, che ora interagisce con tutti, porta sollievo ad Ali Ramet e Zuleya, i quali sperano che il peggio sia passato. Tuttavia, Ilmaz chiede di parlare con Demir. Durante il loro incontro, Hakan lo esorta a prendersi cura dei suoi figli, in caso di sua morte, e di considerare Adnan come un figlio suo. Demir accetta, ma chiede a Ilmaz la stessa promessa nel caso opposto. Dopo il toccante momento con Demir, Ilmaz passa la notte con Zuleya, che decide di rimanere al suo fianco in ospedale. Tuttavia, la situazione precipita improvvisamente. Ilmaz inizia a manifestare gravi difficoltà respiratorie. Nonostante i tentativi disperati di Zuleya di chiamare aiuto, Ilmaz la ringrazia per essere stata la ragione della sua vita fino all'ultimo istante, prima di spirare. Con la sua scomparsa, la soap perde uno dei suoi personaggi più emblematici, lasciando Zuleya devastata dal dolore. Giovedì 21 settembre 2023.
Sunny e Sayre sono spesso in conflitto. Mentre Sunny trova Sevda, l'amante di Adnan, sul letto di Akan, non trattiene le sue parole e le dice che non può paragonarsi alla vera signora della casa. Sevda, in risposta, schiaffeggia Sunny. Umiliata, Sunny si confida con Ghafoor, suggerendo di prendere in considerazione un'offerta di lavoro in Germania per allontanarsi da Sevda. Promette a Ghafoor che, se lui si trasferirà e si stabilirà in Germania, lo seguirà insieme alla piccola Fuzun. Nel frattempo, Ali Ramet è devastato dalla morte di Ilmaz, mentre Zuleya, sconvolta, riflette sulla promessa fatta di invecchiare insieme a lui. Al funerale di Akan, Zuleya racconta ad Emir di come si fosse innamorata di Ilmaz dal primo momento che l'aveva incontrato e di come l'avesse amato fino all'ultimo giorno. Venerdì 22 settembre 2023. Zuleya rivela ad Emir che aveva incontrato Ilmaz fuori da un cinema, dove lui l'aveva difesa da un aggressore. Demir è sconvolto, realizzando che Zuleya non gli aveva mai raccontato del suo passato per timore delle sue reazioni. Zuleya, in seguito, fa sapere a Demir che sta cercando una nuova casa. Tuttavia, Demir le offre di rimanere a Villa Yaman, pur sottolineando che non dovrà comportarsi come sua moglie. Dopo qualche riflessione, Zuleya accetta l'offerta, assicurandolo delle sue intenzioni. Alla villa, avrà l'opportunità di avvicinarsi a Sevda, con cui ha stabilito un rapporto di fiducia. Tuttavia, Zuleya affronterà tempi duri, dovendo elaborare il lutto per la morte di Ilmaz. Anticipazioni Terra Amara, puntata finale. Finalmente, uno dei grandi misteri della soap Terra Amara viene svelato. L'identità di Apti Pasha, l'uomo costantemente menzionato dalla nonnina Azize. Mentre Terra Amara si avvicina alla sua conclusione in Turchia, i fan più affezionati della serie fanno una rivelazione sorprendente. Sin dalla sua prima puntata, chi ha seguito la storia è familiare con il nome di Apti Pasha. La nonnina Azize lo invoca frequentemente, specialmente nei momenti di crisi. Molti telespettatori si sono chiesti chi fosse questo misterioso personaggio e quale fosse la sua relazione con la nonnina Azize. Il personaggio della nonnina Azize ha toccato il cuore e divertito i telespettatori dall'inizio della soap. Molti ricorderanno come, sin dalla prima puntata, ogni volta che si trovava in una situazione complicata o confusa, invocava il nome di Apti Pasha come soluzione ai suoi problemi. Nel corso delle ultime puntate, il velo di mistero si solleva. Durante una conversazione con suo nipote Adnanan, ormai adulto, Azize svela la verità su Apti Pasha. L'uomo era un comandante delle forze ottomane che aveva servito in Anatolia orientale durante la guerra di Crimea. Azize aveva sempre avuto una profonda ammirazione per lui, e nei momenti di acuta demenza, era convinta di aver lavorato al suo fianco, condividendo un legame stretto. Nonostante Apti Pasha fosse deceduto da tempo e nonostante non avesse mai incontrato direttamente Azize, lei conservava gelosamente una sua fotografia. Il racconto di Kukurova prende forma attraverso gli occhi di Adnanan. Dopo che Adnan ha realizzato il suo sogno di diventare un regista di successo e ha portato sul grande schermo la turbolenta vita di sua madre, Zuleya, ora è spinto da una nuova ispirazione. Raccontare la storia di Kukurova. Ancora vivace e incredibilmente longeva, la nonnina Azize, che ha superato i 110 anni, si trasforma in una preziosa fonte di informazioni. Nei suoi momenti di lucidità, condivide con Adnana le ricche vicende e storie di Kukurova, permettendogli di creare un'opera chiamata C'era una volta Kukurova. Sorprendentemente, ciò rivela che la serie Terra Amara che abbiamo conosciuto e amato non era altro che la rappresentazione delle storie raccontate da Azize, riprodotte e immortalate dal talento di Adnanan.